ATP della Val Gardena, siamo in chiusura della seconda giornata di qualificazione e fuori tutti gli altoatesini, è uscito l'ultimo Patrick Prinot. Sì, purtroppo Patrick oggi ha avuto una giornata no, perché effettivamente non si è espresso ai suoi livelli. Capita, non credo che possa essere un discorso di emozione, perché effettivamente ieri ha vinto, ha passato il primo turno, il primo incontro, diciamo, davanti al proprio pubblico. Effettivamente, quando hai questa esperienza già fatta della vittoria, dovresti avere anche una motivazione in più. Va detto che oggi proprio non era in partita, purtroppo, e a parte che il suo avversario sicuramente ha giocato un bel tennis, e comunque ci dà una garanzia, perché alla fine il vincitore di Prinot incontra un altro giocatore italiano per l'ultimo turno di qualificazione, perciò abbiamo con certezza un altro italiano nel mentre, e questo ci fa anche piacere. Infatti domani mattina ci sono gli ultimi incontri, gli ultimi quattro incontri che decidono chi poi entra nel main draw, che comincerà già nel pomeriggio dopo il Kids Day con l'incontro. Sì, noi domani come programma alle 10 si inizia con gli ultimi incontri di qualificazione. Si presume che verso l'una abbiamo il responso di queste qualifiche. Ne usciranno gli ultimi quattro giocatori che faranno poi parte del main draw. Dall'altra parte, e questo mi fa anche piacere, anche se non è un giocatore italiano, ma se la gioca anche il finalista del 2010, che è il ceco Henrich, che effettivamente si è guadagnato questa possibilità di giocarsi il posto nel main draw. Poi avremo qualche doppio del main draw, perché domani ci sono poche possibilità di far giocare i singolari, perché alcuni giocatori che sono o hanno giocato semifinali o finali negli altri tornei della scorsa settimana, perciò hanno diritto di una partenza più in là e non il lunedì. Perciò avremo quattro doppi nella giornata di domani del main draw, e due singolari che si giocheranno poi come ultimi incontri domani. Perciò domani abbiamo la chiusura delle qualificazioni, abbiamo due incontri di doppio nel main draw, avremo poi il Sparkassen Kids Day, che è sicuramente molto apprezzato da parte dei nostri giovani tennisti, e poi dalle 16:30 in poi si giocheranno poi gli altri incontri, tra cui anche i due singolari del metro.